Una piazza stracolma di 5.000 spettatori entusiasti. Questa è la festosa accoglienza che il pubblico ha riservato a Stefano Rodotà, che ha inaugurato il libro Possibile di Polignano mercoledì 10 luglio. Tema: il diritto di avere diritti, che è poi il titolo della sua ultima fatica editoriale. Registriamo alcuni stralci del suo applauditissimo intervento. Quelli che sono i diritti di cittadinanza che ci dovrebbero accompagnare quale che sia il luogo del mondo dove ci troviamo, cioè la salute, l'istruzione, il lavoro, l'abitazione, vengono sempre più spesso degradati a merci. Io ho tanta salute quanta ne posso comprare sul mercato. Quando io lessino il denaro alla scuola pubblica, non voglio fare un discorso da vecchio laico. Io sono un laico convintissimo, ma vorrei dire perché noi abbiamo il dovere di ritenere che le risorse scarse debbano andare in primo luogo alla scuola pubblica e soltanto quando le esigenze della scuola pubblica sono state soddisfatte potrebbe, io ci metto un enorme condizionale, essere destinati alla scuola privata. Perché? È il riconoscimento la parola, è l'inclusione le parole che dobbiamo adoperare ed è solo lì, nella scuola, dove ci sono ormai in Italia bambine e bambini con pelli di colore diverso, modo diverso di parlare, anche se ormai io abito al centro di Roma, sento bambini che sicuramente non sono romani di terza generazione, ma una bella pelle scura, che parlano un dialetto romanesco, che sarebbe già di per sé il titolo per avere il riconoscimento della cittadinanza. A presentare il giurista recentemente candidato come Presidente della Repubblica, un ospite d'eccezione come il governatore Nichi Vendola, che si è soffermato sulle grandi questioni attuali come i diritti degli immigrati e dei lavoratori della Fiat. Tutti egualmente scheggiati, con intensità e costanza nel corso di un ciclo durato 30 anni. Quella che io chiamo la guerra dei 30 anni, cominciata a Mirafiori nel 1980 e finita a Mirafiori nel 2010. La guerra che ha cancellato quella Italia che aveva nella piena occupazione un centro del proprio racconto civile, nel salario operaio uno degli ingredienti più robusti di sostegno all'intero sviluppo economico. Noi sappiamo che in Italia, in un grande gruppo aziendale che ha goduto di importanti finanziamenti pubblici, ci sono diritti fondamentali che vengono interdetti. Abbiamo chiesto a Vendola un commento sull'iniziativa. Polignano non si smentisce mai. Il pubblico di questo festival è sempre straordinario. Stefano Rodotà è quello che è. Diciamo, in un'Italia che contiene tante ragioni di vergogna, lui rappresenta un'Italia che contiene tante ragioni di dignità e di orgoglio. Vale più di ogni commento la lapidaria risposta di Rodotà ad una nostra domanda. Sono passati 2 mesi dal Petruzzelli, è cambiata in meglio o in peggio questa Italia? Non mi fate fare questi discorsi.